Adesso vi presento il nostro ospite, abbiamo con noi Alessio Storace, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Alessio, scrittore, oggi almeno sei in veste di scrittore, diciamo, una parte, un'attività che comunque accompagna la tua vita ormai da quanto? Beh, dal 2011 ho cominciato con il primo libro, adesso è uscito un secondo e abbiamo anche in cantiere qualche altra cosa. Un libro, insomma, che ci riporta a quelli che erano gli anni 70, gli anni cosiddetti di piombo, gli anni della tensione, ma esatto, gli anni anche, insomma, anche della politica come scuola di vita, di fatto, no? Della vita anche nelle sezioni. Sì, diciamo che questo libro parla proprio di un attentato che abbiamo subito, sì, il primo di ottobre del 1980. Tanto scusa, presentiamo il libro, eccolo qua, sì. Rogo Rosso, breve storia dell'incendio di via Crivellucci, che è dove abitavate voi. Esattamente. Praticamente il primo, come dicevo, il primo ottobre 1980 c'è stato qualcuno che ha deciso di bruciare casa nostra e di dargli fuoco, con me e mia madre dentro. Ci siamo salvati per fortuna, per miracolo. Abbiamo rischiato sostanzialmente di fare la fine dei più tristemente famosi fratelli Mattei, quando sono morti nel rogo di Prima Valle, sì. Esattamente. E però, diciamo, questo avveniva successivamente a un altro attentato che abbiamo subito, che è stato l'incendio della macchina qualche mese prima. E poi dopo, quando mi hanno inseguito per la caffarella con una siringa, quando poi hanno sparato addosso a mio fratello, diciamo, insomma, un periodo particolarmente violento, ma che non è che si rimpiange, cioè, certamente la violenza di quel periodo, ma lo scontro ideologico, quello sì, perché comunque sì, c'era una politica, come dicevi giustamente tu, che comunque era fatta di valori, di ideali alla base dell'azione politica stessa, e quindi quello, diciamo, un po' mi manca, la volontà di avere un ideale di riferimento, e che manchi un po' a tutti, anche perché tutto sommato, ecco, cosa ne pensi? Si resta in qualche modo, non so, chi è stato, ed oggi è ancora vivo e vota ovviamente i partiti di oggi, chi è stato socialista, chi è stato liberale, chi è stato neofascista, chi è stato comunista, tutto sommato secondo te lo resta ancora? Beh, oddio, al di là di quelle che possono essere delusioni personali. Anche se poi, scusa, magari poi vota il PD, il PDL, il Movimento 5 Stelle, insomma. Sì, diciamo che al di là di quelle che sono le delusioni personali, e quindi legate più che altro ai leader dei propri movimenti, o posso immaginare, per quello che riguarda me, quello che è stato la delusione di Fini, o per un socialista la delusione su Craxi o roba del genere, però al di là di quello, comunque i valori con cui si è cresciuti, con cui si è militati in un partito, quelli rimangono, non vengono dispersi, e forse questo crea ancora più rabbia dentro, perché si vedono i propri valori traditi da un leader che invece ha guardato solo i propri interessi personali, e quello dà molto fastidio, perché un po' il problema è questo, che poi le idee sono incarnate nei partiti, ma i partiti sono composti da persone, sì, sono gestite da persone che molto spesso quello è il discorso, attendono, no? Il proprio mandato. Io penso, per quanto riguarda la mia parte, faccio riferimento al Almirante. Almirante ha ampiamente atteso. Però vedi, hai cacciato fuori un termine brutto, però insomma, che ci fa capire, hai tirato fuori un nome che comunque, al di là del pensiero politico di ognuno di noi, è comunque una figura rispettata da tutti. Beh, è talmente tanto dal punto di vista della, come dire, intellettuale, no? Certamente, dell'onestà intellettuale. Ma se pensiamo soltanto che Almirante ha avuto la forza di presentarsi a Botteghe Oscure, alla Camera Ardente Berlinguer, certo, e tutti coloro che stavano là dentro lo avrebbero voluto volentieri vedere morto, ma nessuno gli ha torto un capello, perché comunque c'era rispetto. E c'era rispetto per l'avversario politico, al di là degli attentati, che per carità fanno parte di un aspetto deviato della politica, come sono stati in quegli anni, al di là di tutto, però comunque c'era rispetto meritato, sia per Almirante, ma anche per Berlinguer, ma anche per tanti altri personaggi di elevata caratura politica e intellettuale, perché erano dei veri leader, potremmo esattamente, dire esattamente, cioè, incarnavano proprio l'idea del leader. Ma se noi pensiamo una cosa banale, un comizio di Almirante a Piazza del Popolo, oggi con tutti quanti i media, tutta quanta il battaggio che si può fare, nessun leader è capace di riempire Piazza del Popolo così come faceva Almirante quando faceva dei comizi lì, e bastava un semplice manifesto in giro per Roma, certo, e c'era tutta quanta Roma che si presentava a Piazza del Popolo a sentirlo.
erano altri tempi, sicuramente comunque c'era una scala valoriale diversa, c'era più voglia di militanza. Di militanza, per questo io prima parlavo della politica, delle sezioni come scuola, al di fuori della scuola di fatto, no? Esattamente. Era formazione. Allora, tornando al libro, Rogo Rosso ovviamente ripercorri la breve storia, sì, dell'incendio come nel sottotitolo, e poi c'è anche il contributo, mi stavi facendo vedere prima, di tre intellettuali. Certo, sono tre intellettuali di destra che comunque hanno loro, anche loro hanno vissuto gli anni di piombo, ci mancherebbe altro, e hanno voluto portare anche loro, li ringrazio, il loro contributo in questo libro. Parliamo di Biagio Cacciola, di Aldo Di Lello, di Marcello Veneziani, che comunque hanno voluto ricordare i loro anni di piombo in termini anche loro molto generici, diciamo generici nel senso della brevità del loro intervento, perché comunque il mio obiettivo era di fare un libro che non fosse troppo pesante. Non volevo fare un'enciclopedia, volevo fare un libro molto snello, di poche pagine. C'è un comune denominatore nel pensiero di questi tre intellettuali, nel giudizio di questi tre intellettuali su quegli anni? Beh, più o meno è quello che ti dicevo io per quello che riguarda me, certo. Nel senso che sì, erano periodi difficili, periodi bui, periodi in cui qualche volta veniva ucciso un proprio amico, e questo succedeva. Però comunque era un periodo in cui intellettualmente si piacevano, si stava bene, quantomeno c'era forza e si dimostrava il carattere e l'attaccamento alla propria idea. D'altronde anche a me è successo molto spesso di vedere ospitati a casa nostra, proprio quella casa che ci hanno bruciato, dei ragazzi che non potevano rientrare a casa. Certo. Vuoi perché o perché erano ricercati dai compagni, o perché ricercava la polizia, oppure perché più banalmente perché i genitori li avevano cacciati perché stavano in difficoltà, non riuscivano a capire, avevano paura, erano spaventati, e noi abbiamo ospitato tantissimi ragazzi in quello spirito cameratesco che vigeva all'epoca e che comunque faceva parte integrante di quella militanza politica che era la base di quegli anni. Senti, a questo punto ti chiedo, la destra oggi? La destra oggi, ma ci sono timidi segnali di ripresa. Non ho detto hai colto, non ho detto il centrodestra, no, ho detto proprio la destra. La destra, primi segnali di ripresa, diciamo che vedo che c'è un Salvini che sta cercando di attuare quelle, dal mio punto di vista, quelle che erano un po' le politiche di Alleanza Nazionale, in termini sia di movimentismo, in termini di comunicazione, ma anche in termini di contenuti. Oltre questo vedo bene anche Giorgia Meloni, e poi ci sono purtroppo tanti movimenti, vedo molto bene anche Casa Pound, fra l'altro, come dimenticarsene, ma ci sono, però il problema della destra, ci sono troppi movimenti, troppo frastagliamento. Mi piacerebbe vedere un qualcosa un po' più unitario. Beh, sembra lo stesso problema che c'è a sinistra da millenni. Certamente, non è assolutamente diverso, solo la sinistra ogni tanto ha qualche... Sempre la sinistra. Sì, la sinistra soltanto che ha qualche, ogni tanto ha qualche... diciamo la differenza della destra ha qualche comune denominatore che ogni tanto tirano fuori in maniera propagandistica per cercare di ricompattare. Prova ne è la proposta Fiano sulle leggi contro tutti quelli che sono i movimenti fascisti, il saluto romano, tutte quante queste sciocchezze che ogni tanto ritirano fuori come antifascismo per compattare un mondo, sì, anche loro a sinistra estremamente frastagliato, e quindi cercano di usare il solito elemento che loro hanno a disposizione per ricompattarsi, che comunque in passato ha funzionato, vedo che adesso sta funzionando molto meno, ci si crede molto di meno in quel valore dell'antifascismo, perché a distanza di 70 anni credo che sia anche giusto, fra l'altro, consegnare il fascismo a tutta quell'epoca alla storia e non alla cronaca, dovremmo cercare di riuscire a farlo, ma per il bene proprio dell'Italia, insomma, perché altrimenti continuare a essere divisi in questa maniera non ci porta da nessuna parte, dal mio punto di vista. Ma poi parli con me, io sono per la libertà assoluta di comunque esprimere il proprio pensiero, detto anche che ricordo sempre che un conto, come dicevamo prima, sono i pensieri, le visioni del mondo, un conto è poi come si sono attuate nella storia. Beh, certo, ovviamente questo sì. Perché altrimenti allora dovremmo condannare, non so, tutti i cattolici per i roghi che ci sono stati. Perché un conto è la religione e un conto è l'istituzione ecclesiastica. Quindi un conto sono le idee, un conto sono poi le concretizzazioni a volte tragiche. Ma infatti sono gli uomini che sbagliano, non certo le idee. È quello che dicevamo alla prima. È molto banale come cosa. Ma infatti è proprio, secondo me, questo è il mio punto di vista, anche questo aspetto che ha portato a questo nichilismo assoluto. Perché di ogni...
di ogni cosa. E però pure voi avete fatto così. Ma non se ne è. Però anche Tom. Questo ha fatto così. Per esempio, anche i radicali hanno fatto. Cioè, sì, no, ma poi non allora siamo. Non posso essere di niente. Infatti, poi mani voti partiti dopo... trasversali. Che però finché non si esce da questa dinamica, che sì. Sono gli uomini che sbagliano, non le idee. Che gli uomini possono sbagliare, e gli uomini possono essere in quanto tali deboli. Certo. Non usciamo da nessun non punto di vista. Io. E quindi continuiamo a circondarci, o quantomeno ad avvitarci sui soliti problemi, sulle solite polemiche di diatribe, certo, che non ci portano da nessuna parte. Senti, per concludere, ricordiamo insomma che il testo Rogo Rosso è un ebook, quindi esatto, diciamo sfruttabile, si può leggere attraverso le reader. E tu ci hai portato qui anche quest'altro libro, che è il primo, Il lavoro nelle encicliche. Esatto, qualcosa esatto. Che questo è un lavoro, è un libro che però rimanda proprio a quello che è poi il tuo lavoro. Esattamente, perché è una mia attività sindacale. Esatto. Quindi io da sindacalista, da cristiano, comunque sono andato ad analizzare ciò che hanno scritto i pontefici in tema di lavoro dal 1891, quindi con la Rerum Novarum di Leone XIII, fino al Papa Benedetto, perché questo è uscito nel 2011. Ah, certo. Quindi certo. Ho analizzato tutte quante le encicliche, cercando di capire quali parlavano di lavoro e qual era il loro messaggio. E il loro messaggio comunque alla fine è stato abbastanza univoco ed era molto interessante, perché comunque i pontefici, da quello che scriveva a partire da Leone XIII, sono favorevoli quantomeno a una, non dico una cogestione, ma una maggiore partecipazione dei lavoratori nell'ambito delle aziende, nella gestione delle sì. aziende, e quindi delle scelte strategiche. Diciamo un po' quell'economia che si sta applicando adesso in Germania e che sta portando buoni risultati. Buoni risultati. Fra l'altro, ho previsto anche nell'articolo 46 della Costituzione italiana la partecipazione dei lavoratori, ma mai applicata, sì, come Costituzione, certo, come molti aspetti, cioè, della Costituzione. Quello che dicevamo prima. Esattamente. Poi, allora, Alessio Storace, ecco, ricordiamo Rogo Rosso, esiste anche una pagina Facebook che fa riferimento proprio a questo lavoro, che poi possiamo trovare e scaricare direttamente dal web, immagino. Certamente, certamente. Alessio, noi ti ringraziamo e ovviamente grazie per hai, come dire, in serbo qualche altro lavoro, stai lavorando su qualche altra cosa? Sì, diciamo che sto cercando di immaginare un qualche altra cosa, che però si fa sempre sulla scia del lavoro nelle encicliche. Sì. Quindi sto cercando di immaginare un lavoro, un altro libro che parli del lavoro domenicale, e quindi sia una vera e propria critica al lavoro domenicale, perché comunque il lavoro domenicale molto spesso è frutto della nostra negligenza. Siamo noi che ci priviamo, casomai, vedo qua c'è Carrefour qua vicino, per esempio. È 24 ore su 24. Ma non solo, ma anche perché fare lavorare la domenica quando io posso andare a fare la spesa il sabato? E costringo le commesse di Carrefour, chi lavora a Carrefour, a lavorare la domenica per la mia negligenza. E diciamo che, a parte ovviamente servizi quelli essenziali, quale può essere un ospedale, un vigile sì, del fuoco, vabbè, chiaro, chiaro, ci mancherebbe. Però ci sono molti lavori che la domenica si potrebbero risparmiare, e potrebbero quei lavoratori dedicarsi più alla famiglia, cosa che sarebbe sacrosanta. E allora, Alessio, a proposito di questo, noi ti auguriamo buone domeniche e buona estate. La ringrazio, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Grazie ad Alessio Storace, e noi andiamo avanti con Radio Radio by Night Roma. Continuate a seguirci, vi auguriamo buon ascolto.